calcolo, se ci sono dei calcolo. Ok. Quello che faremo in questi 5 minuti, se riesco a condensare tutto, sarà parlare di specchi, a parlare di solution power, usando degli strumenti e cercare di rispondere anche a un po' di domande che sono emerse nella vita di tutti i giorni. E io ho preso questo e faccio parte di questa community di coach solution focus. La community, quindi mi occupo di business, non sono un terapeuta, la community permette di scambiare. E vedremo nel corso di questi 5 minuti quanto vale lo scambio. Il titolo è interessante, lo specchio. Che cosa vi viene in mente come prima immagine se pensate allo specchio? Il riflesso, l'effetto del bagno, non c'è l'immagine. È la prima cosa che ho pensato quando Andrea mi ha detto dello specchio, ho detto che cosa fa lo specchio? Lo specchio riflette, e ovviamente un coach deve riflettere, perché se non riflette è così. Un'altra cosa che fa lo specchio mi permette di guardare davanti e vedere dietro. E questa è interessante, perché io guardo di fronte a me, ma vedo come se vedessi dietro. Un'altra cosa che fa lo specchio è mi fa vedere quello che c'è adesso. Io non posso vedere il passato o il futuro in uno specchio, io vedo esattamente quello che c'è di fronte a me. Quindi lo specchio mi rappresenta il momento presente. E quanto noi siamo in contatto col momento presente quando lavoriamo, quando aiutiamo qualcuno, quando stiamo con qualcuno. E siccome il valore degli scambi, allora, un'altra cosa che emerge in questo lavoro con gli specchi, Andrea mi disse, ma tu ci hai fatto qualcosa con gli specchi? Ho detto sì, io in un corso che tengo, ci vuole il dito più forte, in un corso che tengo sul conflitto, il conflitto nasce, il contrasto nasce dai contenuti, io posso essere in accordo e in disaccordo sui contenuti, pensate in nascita. Oppure posso essere in conflitto sulla relazione, cioè mi sta antipatico o non mi sta antipatico. Guardate. Non mi piace, mi piace. Quello che dice sono d'accordo, quello che dice non sono in accordo. Se sono d'accordo su quello che dice, ma la persona non mi piace, ognuno va in una strada diversa. Se sono d'accordo su quello che dice e mi piace anche la persona, è partnership perfetta, tutto funziona. Se non sono d'accordo su quello che dici, ma porca miseria, ti stimo un casino, e qua ci si fa notte, ok? Immaginate una palla da football americano e quei due che stanno lì a discutere fino a quando non si capisce. Oppure, quello che dici non mi piace, e tu neanche come persona ti piace, il rischio che ti spacco la faccia, o che ci spacchiamo la faccia a vicenda, è alto. Se pensate, allora io posso passare dalla guerra a... Tu dici qualcosa che però mi stupisce, mi fa pensare che sei più simile a me, e ti passo l'opportunità, o da una parte all'altra. Se faccio questo, alla fine un viaggio. Ma un viaggio intorno a chi? È un viaggio intorno a me, perché l'altro mi fa da specchio. E quindi quando io mi arrabbio con qualcuno, di fatto mi sto arrabbiando con una parte di me che vedo in lui. E dipende di cosa voglio vedere, se voglio vedere il lato negativo o se voglio vedere, come avete fatto prima con l'esercizio di Max, qualcosa di bello che c'è nell'altro. Ma per vedere qualcosa di bello che c'è nell'altro, di fatto io devo conoscere quel bello. Mi risuona a me. E quindi, lavorando ancora sugli specchi, mi sono chiesto, ok, che cos'è che lega gli specchi al solution focus? E questa è una delle foto di Steve che amo di più, e questa è una frase di Steve. Il problema, parlare di problemi diventa problemi, parlare di soluzioni diventa soluzioni. Siamo italiani, siamo abituati alla lamentela. Io poi vengo da Spezia, sono il mugugno istituzionale. Ci si lamenta, ma più mi lamento più la mente aumenta. E che cosa serve, che cosa può fare un coach solution focus per cambiare questi dinamici? Rispecchiare e stupirsi, ecco dove nasce, non mi prendo carico, come non finisco nella rete del problema, perché non mi interessa
una lezione dove insegniamo solution focus e dissi, ok, con me parleremo di soluzioni senza analizzare i problemi, se al suo punto dice non è possibile, 20 anni di problem solving, almeno devi parlare, ho detto, non serve, e ve lo dimostro, c'era una ragazza turca, ho detto, sei disposta a fare una sessione alla turca? Io ti faccio le domande in italiano e tu rispondi in turco. Alla fine, avete visto tra gli altri interventi un po' come sono ogni step, alla fine lei trova una soluzione. Ma noi non sapevamo assolutamente di cosa parlavamo. Ecco come si fanno le entrate dentro il problema. Non mi interessa, infatti chiedo altro. Io sto sul processo e sto in contatto in quello spazio vuoto con il cliente. E parlando di relazioni, ho chiesto a un ragazzo, si chiama Angelo Ricci, l'ideatore di Sognatori Svegli, se vi interessano un po' di storie, è interessante andare a vedervi su sognatorisvegli.it. E io ho chiesto a lui, ma Angelo, secondo te cosa ti viene in mente quando parli di specchi? E lui, che a differenza di me ha un figlio e io no, si è chiesto, ma cosa fanno i bambini con gli specchi? E se ci pensate, noi allo specchio ci giudichiamo per forza, poi non c'è capello, non sta. Il bambino la prima cosa che fa lo tocca, cioè ci dà la manata. E lui si è chiesto che cosa si fa di diverso con uno specchio. Lo specchio anche trattiene. Trattiene le impronte, trattiene il respiro, se io alito sullo specchio rimane nulla, trattiene un bacio, perché se ci bacio sopra rimane una cosa. E quindi lui ha iniziato a fare tutto un discorso sul fatto che trattiene cuore e ridà le impronte. Ecco il succo di che cosa fa, secondo me, un coach solution focus. Non c'entro dentro perché il tempo ho promesso di fare il miracolo di arrivare in 5 minuti, ma poi come vedete si può passare a lamentarsi su tutte le isole di là o si può passare alla soluzione saltando su che risorse mi servono, lo step delle scale di cui hanno un po' parlato loro e che cosa ci sarà di diverso nell'isola della soluzione. Ma il punto principale è saltare sulla zattera, cioè uscire un attimo dal problema e guardare all'altro lato dello specchio, cioè se io voglio una soluzione, che cosa cambia? E la prima cosa che cambia, se uno vi chiede, ok, supponi che si risolve, questa è una domanda se non sono fuori, la mattina ti svegli, è successo il miracolo, e poi tu ti alzerai, andrai in bagno, e se vai in bagno, suppongo che hai uno specchio, e ti guarderai allo specchio, che cosa ci sarà di diverso? Se lo fate, automaticamente, senza che voi fate nulla, la vostra faccia cambia espressione. Ma cambiando espressione il corpo impara che lo può fare. E se il corpo impara che lo può fare, alla fine lo fa. Ecco perché il corpo ha una valenza così forte in tutto questo. Gli specchi sono di fronte a noi, ce l'abbiamo sempre gli specchi, no? Gli specchi per le macchine. E ma anche altre persone sono specchio a noi. Allora, l'invito che vi faccio è chiedervi, ok, adesso quando vi specchierete di fronte all'altro, quando vi specchierete di fronte a voi, passerete tempo a giudicarvi o a criticarvi o a guardare che cosa funziona o a incuriosirvi di che cosa funziona. Credo che sono già arrivato ai 6 minuti, quindi mi raccomando, lo sto perdendo. E quindi vi lascio un po' di cose e l'invito che vi faccio è a iniziare a riflettere come riflette lo specchio. Non pensa, solo restituisce un'immagine, solo restituisce qualcosa. Siamo noi che, e qui prendo quello che ha detto Andrea stamattina che mi ha colpito, che proviamo sensazioni, ma per provare una sensazione, sensazione anche senza azione, non devo fare niente, non devo agire, accade, e accade nel momento presente in cui sono di fronte a uno specchio. E faccio esattamente quello che fa lo specchio, è nell'adesso, e mi ridà quell'immagine. Ci vorrebbe molto più tempo per descrivere questo, ma questo è l'essenza di quello che fa un coach solution focus. Stanno da adesso e riflettono l'immagine.